Tutti anime colorate, benvenuti in questo nuovo video che di colorato però avrà un colore un po' diverso dal solito. Questo video mi è stato richiesto da Stefano, Mr. Kitchen in the World, e la richiesta era di trattare qualcosa di paranormale, non avendo avuto particolari esperienze da raccontarvi in questi mesi. Ho deciso di scegliere il caso della piccola Rosalia Lombardo. Faccio presente che se ci fossero delle inesattezze potete farmele notare nei commenti, e se la famiglia Lombardo desiderasse la rimozione di questo video, allo stesso modo può farmelo sapere o nei commenti o contattandomi privatamente. Ricordo che è sempre attiva la raccolta fondi, il tasto abbonati e il tasto grazie per supportare il canale, quindi grazie, grazie mille. La piccola Rosalia Lombardo fu seppellita nel 1920 nelle catacombe dei frati Cappuccini di Palermo. Era morta all'età di 2 anni in seguito ad una polmonite. Il padre della bambina, volendo in qualche modo ricordare, diciamo così, la figlia da viva, si rivolse all'imbalsamatore Alfredo Salafia, che utilizzò una formula che io ho segnato perché voglio riportarla in modo giusto: un composto di formalina, glicerina, sali di zinco, alcol e acido salicilico. Sembra che questo composto abbia fatto sì che la mummia della piccola Rosalia abbia conservato uno straordinario stato di naturalezza, perché è la prima cosa che salta all'occhio ai visitatori e a chiunque veda questa bambina. Ma la particolarità di questa mummia, quello che ne fa un fenomeno che ha tutta l'aria di essere paranormale, è il fatto che la bambina apra gli occhi almeno una volta al giorno da più di 90 anni a questa parte. Se riuscirò, se non sarà coperto di copyright, allegherò un video in questo punto. Lascio un po' di pausa. Altrimenti troverete comunque alcuni articoli a supporto di questo piccolo racconto, che fa pensare al paranormale e comunque l'eventuale video che io avrò trovato. Lo scopo di questo video ovviamente è intrattenere, informare su una storia che si potrebbe non conoscere. Non devo convincere nessuno di ciò che esiste e ciò che non esiste, perché ciascuno ha la propria esperienza, le proprie convinzioni, e tutte sono degne di rispetto. Quindi questo è ciò che tenevo particolarmente a dirvi. Io personalmente credo nel paranormale, ho visto quei video e secondo me comunque un movimento c'è. Non è facile per tutte le anime passare al di là, soprattutto se è una bimba che non ha avuto tempo di vivere e dentro di sé magari non è riuscita a staccarsi del tutto dalla dimensione terrena. Ma questa è una mia ipotesi che non è provata da nulla e non ci sono basi se non quelle che potrebbero avere altri appassionati di paranormale come me. Io spero che questo piccolo breve video vi sia piaciuto, non so quanto durerà perché dipende dal video. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, attivare la campanella
per non perdere i prossimi video, se tutto va bene, ogni lunedì. E forse imparerò a guardare l'obiettivo. E noi ci vediamo la prossima volta.